Il sindaco Orsoni è tornato in libertà. Sono stato accusato per vendetta, dice, non mi dimetto, mi sono sentito offeso. L'assessore alle politiche educative Tiziana Agostini ha deciso di dare le dimissioni. Continuerò a lavorare a servizio della città nella mia veste di cittadina. Sì al referendum per l'indipendenza del Veneto. Il presidente Luca Zaia commenta, è un'opportunità per i veneti. Smantellato dalla polizia un traffico internazionale di droga dalla Spagna, arrivava alla Riviera del Brenta. 3 arresti, tra cui un noto ristoratore di Mira. Dopo le giornate torride di questi giorni, da domani si dovrebbe tornare a respirare. L'ARPAV fa sapere che il disagio fisico diminuirà. Nell'ambito del piano di riqualificazione di Mestre è stato inaugurato il parcheggio all'ex Umberto I. Questo è solo il primo passo, dicono. Oggi Rete Veneta va in aiuto a Michele, invalido e senza un lavoro. Lui e la sua compagna sono in difficoltà e il fondo di sostegno questa settimana ha scelto di aiutarli. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito dai nostri titoli, il sindaco Giorgio Orsoni è stato scarcerato, era agli arresti domiciliari. Vediamo dunque la prima conferenza stampa dopo la scarcerazione, ecco che cosa ha detto. Si dimette? No. Non si dimette. I finanziamenti della campagna elettorale sono stati gestiti dai partiti e Mazzacurati è un millantatore che si è voluto vendicare. Giorgio Orsoni torna così a Caffarsetti. Poche ore prima il GIP aveva revocato gli arresti domiciliari al sindaco. Ho chiarito, credo nel modo più inconfutabile, che nessun coinvolgimento mio diretto, così come prospettato dal provvedimento notificato, mi è mai avvenuto. Il primo cittadino che tramite i suoi avvocati avrebbe avanzato la richiesta di patteggiamento a 4 mesi passa al contrattacco e risponde all'accusa di finanziamento illecito puntando il dito contro i partiti. Orsoni conferma di aver incontrato durante la campagna elettorale molti imprenditori, tra cui Mazzacurati, che si erano resi disponibili a finanziare la candidatura. Il sindaco racconta di essersi limitato a consegnare loro i riferimenti del mandatario e di non aver mai sospettato che i fondi fossero illeciti, perché dell'organizzazione della campagna se ne occupavano direttamente gli uomini dei partiti. La mia campagna elettorale non è stata da me gestita, non ho avuto un comitato elettorale, ma solo il mandatario che ha raccolto i fondi che tutti voi conoscete. La mia campagna elettorale è stata gestita dai partiti che mi hanno sostenuto in varie misure, evidentemente in relazione alla importanza e all'interesse che ciascun partito aveva. È evidente, questo non posso negarlo, ma d'altra parte è negli atti del processo, che il maggior organizzatore della campagna elettorale è stato il Partito Democratico. Il sindaco ha voluto ricordare le pressioni ricevute per candidarsi. Tutti sapete che non mi sono proposto io, mi è stato proposto di candidarmi, sono stato richiesto dalle segreterie dei partiti, di tutti i partiti. Sono stato richiesto dal mio predecessore e quindi era la terza volta che mi chiedevano di candidarmi. Purtroppo per la terza volta non ho avuto la stessa forza delle due precedenti, quando dissi di no. Orsoni definisce Mazzacurati un millantatore, nega di aver ricevuto mai soldi direttamente dall'ex numero uno del consorzio Venezia Nuova, che si sarebbe vendicato perché Orsoni voleva consegnare alla città l'arsenale. Su questa vicenda i due ebbero un duro scontro. Per poter intervenire e verificare anche direttamente quali erano i costi che erano stati messi a bilancio del MOSE per intervenire sull'arsenale, cosa che irritò moltissimo Mazzacurati, con il quale avemmo un durissimo scontro. Non mi meraviglia che
ci sia stato anche, come dire, una qualche vendetta nei miei confronti anche per questo. Mi sono fatto molti nemici, questo lo sapete tutti, e forse questo è lo scotto che io sto pagando. Ho deciso di non dimettermi perché non ci sono le condizioni oggettive per farlo, non ho nulla personalmente da rimproverarmi, questo quanto ha detto il sindaco Orsoni al termine della prima giunta dopo la scarcerazione. Ancora credo che nell'interesse della città sia opportuno andare avanti, almeno per fare gli atti più importanti come il consolidamento per il bilancio. Deciderà comunque il Consiglio Comunale su quello che dovremmo fare in seguito, ha proseguito Orsoni. La giunta regge, ha retto benissimo anche quando non c'ero, figuriamoci se non può reggere con me presente. Sentiamo ora le reazioni di chi è a fianco al sindaco Orsoni. Lei ha detto prima valuteremo cosa fare, può essere anche, vista la decisione di continuare, che venga meno una maggioranza adesso? Ma è prematuro dire questa cosa qua. Un'ipotesi al vaglio? Ma non lo so, vedremo. Cioè, ripeto, oggi è successo un fatto importante che rimette il quadro tutto in movimento, quindi vedremo. Ma pesano queste parole sui partiti in questo momento? Anche sulle scelte future. Le parole sono pietre, diceva qualcuno, quindi ognuno le pesa come ritiene di doverle pesare. Certo che ha scaricato responsabilità ai partiti che hanno sostenuto la sua campagna elettorale, chiaramente togliendosi ogni sua personale responsabilità. Quindi io sono felice per il nostro sindaco che ha chiarito bene la posizione, però rimane aperto in questo momento una voragine su quello che è successo in quella campagna elettorale. Su questo noi dovremo verificare nei prossimi giorni in maniera attenta la questione. Incredulo. Cioè, ha detto che è colpa di tutti i partiti che l'hanno sostenuto durante la campagna elettorale, che comunque queste persone, è colpa delle altre persone che gli hanno portato questi soldi, ma comunque soldi che arrivavano attraverso le spinte dei partiti, così sta dicendo, e non si dimette. Deve dimettersi. Cioè, è allucinante la cosa, allucinante. Per i cittadini, per tutti, si deve dimettere. I partiti hanno fatto il loro onesto lavoro di organizzazione di campagna elettorale, di creazione di iniziative, quindi i partiti sono macchine articolate e complesse, a cui va, credo, il rispetto anche dei cittadini. Poi se ci sono singole realtà, singole persone che magari hanno immaginato dei percorsi più facili, questo interessa anche a me, essendo un esponente del PD. Io penso che il PD sia molto più grande dell'immagine che si è tentata di accreditare anche in queste ore. E qualche ora dopo questa dichiarazione ai nostri microfoni, l'assessore Tiziana Agostini ha scritto una frase sul suo profilo di Facebook. Un'ora fa mi sono dimessa da assessora, si legge, per 4 anni ho lavorato al servizio della città e continuerò a farlo nella mia veste di cittadina. La politica è un servizio reso liberamente e non può subire condizionamenti di nessuna sorta. Dunque, da quello che l'assessore ha scritto, ha dato le sue dimissioni. E intanto continuano ad emergere nuovi particolari sulla vicenda del Mose. È stato fatto il nome dell'ex sindaco Cacciari, che non ha smentito dicendo che era tutto alla luce del sole. Ecco che cosa ha detto. Che bel segreto di Pulcinella, e mica l'ho fatto una volta sola di chiedere un intervento a Mazzacurati e al Consorzio Venezia Nuova. Così risponde l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari alle domande che gli vengono rivolte dal Corriere della Sera in merito alle dichiarazioni di Mazzacurati sul fatto che avrebbe chiesto un aiuto per un'impresa in difficoltà. Ma che discorso è, dice Cacciari, se ho bisogno di chiedere aiuto per un'impresa che sta fallendo, da chi vuole che vada? Dal mendicante di Rialto? Sono cose ufficiali le mie. Tutto nero su bianco, ho scritto a Mazzacurati, ad altre associazioni cittadine, ho chiesto aiuto anche a Leni, con cui baruffavo un giorno sì e l'altro pure per via di Porto Marghera. E ancora, mai cacciato una lira a mia memoria, dice Cacciari, e non ci vuole molto a capire perché non aveva interesse a farlo. L'ex sindaco di Venezia da una parte, il presidente dell'autorità portuale Costa dall'altra. Anche il suo nome infatti è venuto fuori. Era succube di Mazzacurati. Al porto l'ha messo Mazzacurati. A dirlo è l'ex AD della Mantovani, Pier Giorgio Baita, spiegando ai PM quale fosse il potere dell'ex presidente del consorzio Venezia Nuova nei confronti dell'autorità portuale.
Nei verbali e agli atti dell'inchiesta, Baita, su cui Mazzacurati aveva fatto pressioni perché con le altre imprese non partecipasse alla gara, dice di poter testimoniare che quando si è trattato di fare la nomina di Costa presidente dell'autorità portuale, Mazzacurati si è molto adoperato per superare l'ostilità dell'assessore Chisso, che non voleva Costa ma Michele Gambato, presidente di una controllata della regione. È stato Mazzacurati, prosegue Baita, a fare da mediatore con Galan perché mediasse a sua volta su Matteoli e Matteoli desse l'indicazione di Costa indicato nella terna del centro-sinistra. Ma intanto a Venezia si deve andare avanti, così in regione il Consiglio ha approvato la proposta di legge per il referendum sull'indipendenza. 30 sì, 12 no e 3 astenuti. Alla fine la proposta di legge per indire un referendum sull'indipendenza del Veneto è passata. Il Consiglio regionale si è espresso a favore nel pomeriggio, dopo una o due giorni di discussione intensa. La maggioranza si è spaccata, come era prevedibile dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra, ma la 3-4-2 ha visto la luce ugualmente. Zaia aveva definito il referendum un'opportunità. E allora vi dico che credo nell'autonomia e credo che se ci fosse un referendum per l'indipendenza comunque sarebbe un'opportunità per i veneti, e credo anche che ci sia un piano non istituzionale che è quello che oggi ci porta a fare una riflessione. Arriva un'istanza che rappresenta una parte importante del popolo veneto, è un'istanza che comunque oggi noi affrontiamo, e mi sono posto anche la questione: se qualcuno avesse presentato un referendum che avesse proposto l'esatto contrario, e io ve lo dico, l'avrei sostenuto, pur non condividendo l'idea di quel di magari un quesito che pone l'esatta contrarietà di questo quesito, però l'avrei sostenuto. Per il governatore è indispensabile fare squadra tra destra, sinistra e centro per portare avanti insieme la causa del popolo veneto, come fanno al sud. Forse ne viene fuori oggi che qui stiamo pagando il conto reale della mancanza del gioco di squadra. Quello che è il PTM, no? Quando tu sei in Parlamento, dal ministro ho avuto questa esperienza, e su alcuni provvedimenti il PTM, il Partito Trasversale Meridionale, si forma, lo vedete nel tabellone, vedete i LED che si accendono da destra a sinistra e tu dici, però bravi, perché quando c'è da difendere un'istanza per il sud, il problema non è il sud, è il nord che non difende il nord. Allora, questa partita io vorrei approfittarne sul piano meramente istituzionale di dire, sarà anche l'occasione per fare squadra. Siamo alla cronaca, la squadra mobile della Questura ha smantellato un traffico internazionale di droga, tra gli arrestati un noto ristoratore di mira. Dalla Spagna alla Riviera del Brenta, la squadra mobile della Questura di Venezia ha smantellato un fiorente traffico di droga. Sono stati sequestrati complessivamente 6 kg di cocaina e 37 di hashish. Lo stupefacente veniva movimentato, sia cocaina che hashish, ingenti quantitativi, in autovetture che avevano dei doppi fondi dove veniva occultata la droga, che poi una volta sbarcata al porto di Genova giungeva qui in Veneto, appunto a Vicenza o a Venezia, e andava praticamente a rifornire poi il mercato di questa vasta area. 3 le persone arrestate, tra cui un noto ristoratore di mira, Luciano Zigliotto. L'organizzatore del narcotraffico era un vicentino detto il professore, che aveva individuato in un 65enne veronese il corriere perfetto. Proprio in provincia di Vicenza, nel corso della perquisizione, abbiamo trovato una pressa, altri 7 kg e 7 di hashish, denaro in contante, macchinetta contasoldi, anche delle buste di cielo aromatizzate all'essenza di noce di cocco, uno stratagemma per superare i controlli antidroga ai valichi di frontiera nazionali ed internazionali, e nel corso della perquisizione del ristoratore in provincia di Venezia a Mira, la chiusura del cerchio, un ulteriore sasso di 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione destinata appunto allo spaccio. Sui dati rilevati dall'ARPAV, la Protezione Civile del Comune di Venezia informa che da domani verso fine giornata il disagio fisico in merito alle ondate di calore diminuirà. Sabato e domenica il calo termico e i passaggi di precipitazione anche a carattere di rovescio miglioreranno la qualità dell'aria e faranno diminuire ulteriormente il disagio fisico. Andiamo ora a Mestre, inaugurato il parcheggio all'ex Umberto I, al via la riqualificazione della zona.
Bene, bene. Ripopolare il centro di Mestre e riappropriarsi di spazi per rispondere alle esigenze dei cittadini, che in concreto significa anche accrescere la disponibilità di spazio per sistemare le auto in città. Obiettivo raggiunto con l'inaugurazione del parcheggio all'ex ospedale Umberto I, un'area di sosta importante, chiusa di notte per evitare presenze indesiderate, 18.000 metri quadrati per il nuovo parco e poi la pista ciclabile. Una conquista non indifferente, spiega l'assessore all'urbanistica del Comune di Venezia, Andrea Ferrazzi. Questo primo step è esattamente il frutto del lavoro fatto da questa amministrazione tutti insieme nel corso degli ultimi mesi, che poi è stato portato anche al voto del Consiglio Comunale, non facile come voi sapete. E nonostante lo scandalo scoppiato in città, le attività vanno avanti, i cantieri sono in corso, non si fermano in base ai destini dell'amministrazione, sono ovviamente cantieri dove ci sono le imprese che lavorano e che porteranno avanti il loro lavoro. E non finisce qui, altre importanti realizzazioni sono in agenda, dice l'assessore alla mobilità e ai trasporti Ugo Bergamo. Sono 1.000 i posti macchina che entro l'anno verranno aggiunti al sistema di parcheggi di Mestre, 1.000 posti macchina, tra questi, come accennava prima l'assessore Maggioni, via Andrea Costa, e il parcheggio complessivo a rado e sottosuolo di piazzale Leonardo da Vinci. Quindi, e forse abbiamo anche gli interventi aggiuntivi in zona Sant'Antonio Battuti e altri piccoli lotti. E oggi l'aiuto dei telespettatori con il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi è andato a Michele e alla sua compagna. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Rovigo, Bosaro, e stiamo per incontrare Michele e Mirka. Io non riesco a trovare lavoro da quando ho 18 anni che sono invalido, e a Rovigo nessuno mi dà una mano a trovare lavoro praticamente. Ho problemi di cuore, vivo con un macchinario di notte perché ho problemi di apnea notturna e di respiro, e più problemi di gambe. Purtroppo abbiamo il mutuo da pagare e io vivo con 500 euro, purtroppo non ce la faccio, cioè spesa, bollette, anche perché arrivano delle bollette grosse di luce, acqua e gas. Io sono nato che a 4 anni e mezzo mi sono bruciato una gamba e mi hanno dato il cortisone puro, e da lì è nato tutti i miei problemi praticamente. Mi sono cominciato a ingrassare, ho cominciato a avere i globuli più femminili che maschili, tante cose mi ha rovinato dentro di me. Mettermi questa maschera qua così, tutta la notte così. Qualcosa che desideri tanto avere domani, cosa vorresti avere domani? Un lavoro. Un lavoro, sì. E tu, Michele? Un lavoro e più rispetto. Cari telespettatori, stiamo consegnando l'assegno a Michele e a Mirka, sperando che porti un po' di fortuna, perché sai che Rete Veneta porta fortuna. Io ringrazio tutti quelli che aiutano Rete Veneta e chi può aiutare ancora altra gente. Stai commovendo? Sì, queste cose si fanno un po' commuovere, e chissà che qualcuno che è importante riesca a aiutare tanta gente che è strozzata dalla crisi. Una notizia giunta da poco in redazione, altre dichiarazioni da parte del sindaco Giorgio Orsoni. Il provvedimento è stato revocato su istanza dei miei legali, ha detto, anche a seguito delle dichiarazioni che ho reso davanti ai PM. Ancora non ho patteggiato, ha detto Orsoni, ma si tratta di un tecnicismo. L'accordo raggiunto tra accusa e difesa per 4 mesi di reclusione dovrà infatti essere ratificato dal GIP, il quale dovrà verificare la congruità della pena. E vi ricordo questa sera, a partire dalle 21.05, l'appuntamento con speciale focus i veneti schiacciati dalla crisi, ma si continuerà a parlare anche di mazzette e dell'inchiesta del Mose. Dunque, a partire dalle 21.05, insieme al direttore Luigi Bacialli e tanti ospiti, compresi i veneti schiacciati dalla crisi, l'appuntamento con Focus. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.